quello degli scout documentario, per essere spiegati. Ma nel video di oggi cerchiamo di riassumere 10 storie di cui il nostro calcio si è macchiato. Non appartengono tutte alla stessa categoria, chiariamolo, quindi aspettiamoci di vedere scandali di diverso tipo. Dalle frodi fiscali alle scommesse, fino a quelli avvenuti sul terreno di gioco. Partiamo con un caso abbastanza lontano nel tempo, la partita Savoia-Fiorentina del 1927. Si tratta di uno dei primi leciti sportivi in Italia, che ha coinvolto appunto le due squadre appena citate. Il Savoia, ripescato dalla PDC per meriti sportivi nell'allora campionato di Serie B, affronta alcune difficoltà economiche a tal punto da pensare al ritiro della squadra dalla competizione. La Fiorentina invece, verso la fine della stagione, ha un esasperato bisogno di punti per passare in massima serie. Ecco allora che questa combinazione porta ad uno dei primi accordi segreti tra squadre. Un'indagine confermerà l'offerta del Savoia alla Fiorentina in cambio di soldi per dare forfè. Le due squadre verranno poi puntate e il direttore sportivo del Savoia verrà squalificato a vita. Ottavi di finale di Coppa dei Campioni 1971-1972. L'Inter di Pacchetti, Mazzola, Oriali e Boninsegna vola nell'allora Germania Ovest per affrontare il Mönchengladbach. I nerazzurri si apprestano all'incontro, passata alla storia come la partita della mattina, forte dei successi di quel periodo, e sperano in un passaggio ai quarti senza troppi sforzi. Al 29esimo della partita, Boninsegna sta per battere una rimessa laterale quando cade a terra e sviene dopo essere stato colpito alla testa da un oggetto, presumibilmente da una lattina di Coca-Cola. In campo succede il delirio, regna la confusione e nel frattempo alcuni giornalisti italiani vedono Mazzola raccogliere la lattina e portarla all'arbitro come prova. Ma niente, non viene preso nessun provvedimento, quindi la partita continua con un'Inter svogliata che è convinta di ottenere la vittoria a tavolino visto l'incidente. La gara finisce 7-1 per il Gladbach. L'Inter fa ricorso e dopo solamente una settimana ottiene l'annullamento e la ripetizione del match. Un verdetto scandaloso visto che non era previsto dalle regolamentazioni UEFA di allora. L'Inter arriverà in finale di Coppa dei Campioni contro l'Ajax e arriverà seconda grazie anche alla lattina più famosa del calcio europeo. Accordi segreti, lattine, e in questa classifica non poteva mancare uno scandalo per doping. Parliamo di quello che coinvolse il mondo Juve nella seconda metà degli anni 90 e che più tardi verrà chiamato da alcuni tradimento di sangue. Nel 1998 Zeman, allora alla Roma, si lamenta dell'abuso di farmaci e di doping nel calcio italiano. In effetti la Juve di quegli anni impressiona dal punto di vista fisico e sempre al massimo fino alla fine di ogni singola partita, che alle volte comprende anche i tempi supplementari. Dal 93 al 98, quindi in soli 5 anni, i bianconeri vincono un totale di 10 trofei tra campionati e coppe internazionali. La magistratura apre un'inchiesta e il processo a carico della Juventus si conclude solamente nel marzo del 2007 con la prescrizione. Ma i dubbi comunque rimangono, perché mentre alcuni giocatori chiamati a testimoniare oppure di non ricordare, ci pensa Zidane a mettere le cose in chiaro. Alla Juve prendevamo di tutto, ha detto il francese, spesso facevo anche delle plebo, loro mi dicevano che erano delle vitamine che facevano bene al 100%, poi non so se è la verità. Ora è arrivato il momento dello scandalo della telefonata. Siamo nel 1974 e l'Hellas Verona batte il Napoli per 1-0 e conquista la salvezza all'ultima giornata. Poco dopo il match però, un quotidiano partenopeo riporta la notizia di una telefonata tra il presidente veronese Saverio Garonzi e l'allora punta degli azzurri Sergio Clerici. In effetti c'è qualcosa di sospetto, perché comunque i due si conoscono già, visto che l'attaccante italo-brasiliano ha già militato nell'Hellas qualche anno prima. Ebbene, il presidente Garonzi promette di aiutare Clerici con l'apertura di una concessionaria Fiat in Brasile alla fine della sua carriera. E proprio quando la retrocessione ormai non sembrava più un problema per l'Hellas, che punta alla salvezza, chiede l'apertura di un fascicolo alla Fiat. Doveva mandare il replay della Garonzi. Una sanzione per il Verona e quindi in un ripescaggio. Ma si rivela una cosiddetta zappa sui piedi, dato che viene a galla un altro illecito come so proprio dei pugliesi. Infatti hanno corrotto l'arbitro nella gara contro il Milan offrendogli un orologio di lusso. Sanzioni pesanti quindi, Verona in B e Foggia già retrocesso, penalizzato di 6 punti. Restiamo negli anni 70 e spostiamoci alla fine del decennio. Nella stagione 79-80, quando dirigenti, calciatori e società sia di Serie A che di Serie B truccano le partite del campionato attraverso scommesse clandestine. È la prima volta nella storia degli illeciti in cui viene coinvolto un numero così alto di club, tra cui Lazio, Milan e Bologna, e in cui si ha anche una così alta risonanza mediatica. Il ristoratore Alvaro Trinca e ho detto devi migliorare. Ma metti libero le freni. I giocatori che frequentano il ristorante La Lampada del primo. Quelli che ti aiutano loro per truccare alcune partite, molte però non finiscono come preventivato e i due geni della truffa nel giro di 2 mesi perdono centinaia di milioni di lire. Presentano allora un esposto alla procura di Roma. Io invece vi devo dire, in Moto 2 mi sono trovato bene con la cosa, la fisica, ecco, minchia. Sono famoso ancora oggi con la io ho cambiato fisica, non ce l'ho più facilitato, ce l'ho normale.
anche in questo caso le sanzioni. In cosa mi sono trovato bene? In Moto 2 mi sono trovato bene, pure in Moto 3. Minchia, sono passato in Moto GP, ho fatto tipo, vabbè, gare e qualifiche, no, minchia. Qualifiche sono arrivato. Prove libere secondo. Dietro a Dovizioso, che spingeva. E faceva, ha fatto 1.52.6, no? E io ho fatto 1.52.7, non me lo ricordo. Si tratta del primo caso di falsificazione documentale. No, io ho fatto 1.56. No, 1.57.0. E lui ha fatto 1.56.7, o qualcosa di simile. E qui, e sono arrivato secondo. Poi sono arrivato primo nelle qualifiche 1 con 1.57.0 sempre. Poi faccio, ho fatto 1.57 qualcosa nelle qualifiche 2 e sono arrivato a 1.57.1 e sono arrivato undicesimo. Quindi sono partito da undicesimo sta gara. E in gara invece ho fatto 1.56.2. Parliamo della rete segnata di mano da Maradona ai quarti di finale del mondiale dell'86 ai danni del mi sono dovuto fare una gara rimonta fino all'ultimo giro. Che c'era Dovizioso che spingeva io all'inseguimento di Dovizioso. Guarda, te lo mando, te la devi guardare tutta sta gara. Il Belgio in semifinale e la Germania in finale. Nella conferenza post partita a Maradona viene chiesto come è stato siglato questo primo gol della partita e lui rilascia una delle sue più celebri dichiarazioni. Molto ingenuamente dice: è stata segnata un po' con la testa di Maradona e un altro po' con la mano di Dio. Ora vi chiediamo, ci può essere uno scandalo più grande di quello che coinvolge gli esponenti del più alto livello di governo del calcio? Nel 2015 si scatena la più grande crisi mai vissuta dalla FIFA. Parte un'inchiesta, visto che si sospetta di una massiccia organizzazione a delinquere, volta ad arricchirsi attraverso la corruzione e riciclaggio di denaro. Tradotto, alcuni mondiali durante l'eterna presidenza FIFA di Blatter vengono assegnati anche grazie a delle tangenti. E non solo, le votazioni vengono falsate e la conferma arriva, come dicevamo prima, nel 2015 con l'ingresso in scena di Blazer, ex vertice della CONCACAF. E lui è stato un vero attore chiave in questa vicenda, perché dopo essere stato intercettato e bloccato dall'FBI, decide di collaborare e diventa un testimone pentito. Come tale, conferma il pagamento di tangenti per l'assegnazione dei diversi mondiali, quello del 2006, del 2010, ma anche quello del 98. E secondo lui, queste modalità corrotte partivano già dai primi anni 90. È il dicembre del 2003 e il Parma fa crack, assieme alla Parmalat di Callisto Tanzi. È il primo grande scandalo di bancarotta fraudolenta di una società privata in Europa. Nonostante fu scoperto solo nel 2003, le difficoltà finanziarie dell'azienda risalivano già ai primi anni 90. Ecco che nel tempo Callisto Tanzi escogita una serie di piccole truffe per cercare di salvare l'azienda e girare dalla sua alcune situazioni economiche. E queste coinvolgono anche il mondo del calcio. I giocatori della squadra, tra i quali Crespo, Verón, Chiesa, vengono pagati attraverso finte sponsorizzazioni e non attraverso un normale stipendio. Tutto questo per non gravare sulle casse della società. In pratica chiede loro di emettere fatture di collaborazioni fittizie con la Parmalat, per la quale avrebbero dovuto, teoricamente, pubblicizzare alcuni prodotti. Un caso per certi versi simile a quello della Sirio, azienda controllata dal presidente della Lazio Cragnotti e che negli stessi anni chiuderà un crack simile. Ed eccoci qui, alla fine siamo arrivati anche a Calciopoli, lo scandalo degli scandali nella classifica di oggi. Quello che più o meno tutti ricordiamo con più chiarezza. È scoppiato nell'estate del 2006, quando la procura di Napoli ha individuato una cerchia di dirigenti e arbitri di Serie A in grado di falsare le sorti del campionato a favore della Juventus, ma non solo. Fin da subito Luciano Moggi viene identificato come il principale indiziato. In particolar modo, dopo la scoperta di alcune schede telefoniche estere in suo possesso, nonché di quelle appartenenti ai due designatori arbitrali, Pairetto e Bergamo. Oltre a loro vengono individuati anche Gagliani, Lotito e Fratelli della Valle, e a giugno 2006 vengono decretate le sentenze. Cancellazione degli scudetti 2005-2006 alla Juventus, con annessa retrocessione in Serie B per i bianconeri e pesanti penalizzazioni per Fiorentina, Milan e Lazio. E 5 anni dopo, Moggi verrà condannato per associazione a delinquere. E siamo arrivati alla fine, fateci sapere nei commenti, come dicevamo prima, se pensate che valga la pena approfondire uno di questi argomenti. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Questo era il vostro Davide, che ora vi auguro una buona giornata.